senso girare intorno, è stata davvero la tua ultima partita a Milano e da che cosa dipende o dipenderà la tua scelta? In questo momento non lo so, so che quando ho deciso di rimanere a Milano la scorsa stagione era per vincere uno scudetto, per riportare lo scudetto a Milano, perché penso che questa società, questa squadra, questa città meritano di giocare con lo scudetto sulla maglia, e quindi sono contento perché questo è avvenuto e ci sarà tempo adesso per valutare poi il futuro. Non è stato uno sfogo, nel senso ho detto quello che pensavo e è quello che penso, nel senso ti ripeto, sono rimasto qui perché avevo il desiderio di riportare a Milano quello che l'anno scorso abbiamo perso sul campo e questo era il mio obiettivo. Adesso ti ripeto, c'è la nazionale, c'è il preolimpico, ci sarà tempo, siamo a inizio giugno, c'è tanto tempo per valutare tutte le cose. Diciamo che sono arrivato qui a 19 anni e dal primo giorno che sono arrivato in questa palestra ho cercato di dare tutto quello che avevo, e, chiaro, facendo degli errori con alti e bassi, però penso di non essermi mai tirato indietro di fronte alle responsabilità, di fronte ai momenti difficili. Poi si può giudicare tecnica, tattica o le altre cose, però penso che dal punto di vista dell'impegno, dell'amore, della voglia di vincere, penso di aver dato tutto veramente ogni volta che indossavo questa maglia, e di questo posso solo dire che sono fiero. Per quanto riguarda il mio rapporto con Milano, è un rapporto particolare, e mi sono trovato benissimo, mi trovo benissimo a Milano. È bellissimo avere tanta gente che mi vuole bene e niente, sicuramente qualunque dovesse essere il mio futuro, Milano avrà sempre un posto speciale per me, sarà sempre un posto speciale per me. Due domande in una. Tu stai valutando solo Milano o l'NBA o ci sono anche delle vie di mezzo? Ed eventualmente l'NBA non è automatico che vai a Houston, cioè ci sono anche altri club interessati come Toronto, Denver? No, onestamente non sto valutando niente, nel senso, a differenza di quello che magari succede di solito quando sono impegnato nelle partite durante la stagione, non guardo ad altro, non penso a quello che può essere quando finisce o a quello che può essere il futuro, penso solo a dare il massimo per la squadra in cui gioco in quel momento, in questo caso Milano, e adesso che è finita inizierò magari a valutare, però fino adesso non ho valutato proprio niente.